Benvenuti all'ultima all trasmissione prima delle vacanze estive, riprenderemo poi chiaramente a settembre. Andiamo a conoscere gli ospiti di questa puntata, eh, sono Eleonora Pace, eh, capogruppo dei Fratelli d'Italia e Presidente della Terza Commissione, benvenuta e benvenuto a Tommaso Bori che è il capogruppo del Partito Democratico, membro, commissario. Della Terza Commissione. Quindi, come potete ben immaginare, dato che la Terza Commissione si occupa particolarmente di sanità e sociale, oggi cercheremo di approfondire temi proprio di, questo, di questa tipologia. E partiamo dal, con Bori, che tra l'altro è anche medico, dalla situazione sanitaria post-emergenza Covid. Eh, la situazione attuale nella lettura di Tommaso Bori, poi nella lettura di Eleonora Pace, poi parleremo anche. Di rete ospedaliera e servizi territoriali. Bori. Allora, prima di tutto, eh, salve a tutti, buongiorno. Eh, io credo che eh, in Umbria le cose eh, siano andate bene grazie all'impegno degli operatori sanitari e a una struttura di sanità pubblica diffusa nel territorio, non centralizzata come è accaduto in altre regioni, penso alla Lombardia e con una presenza del privato marginale rispetto all'azione della sanità pubblica. Questo è quello che ha fatto la differenza e per questo le cose sono andate bene in Umbria, insieme a un impegno sopra le forze e 24 ore su 24, 7 giorni su 7 di tutti gli operatori sanitari, a cui come istituzioni e rappresentanti va il nostro grazie. La situazione adesso eh, che affrontiamo una fase nuova dell'emergenza sanitaria che non è scomparsa e sarebbe un errore eh, affrontarla come se fosse tutto finito e tutto superato, la situazione ci dà un quadro che va assolutamente governato, un quadro in cui ci sono 120.000 prestazioni sanitarie arretrate e a queste se ne sommano di nuove ogni giorno. Queste liste d'attesa molto lunghe sono liste d'attesa che prevedono eh, esami per le diagnosi, oppure esami di controllo, eh, azioni cliniche mediche o interventi chirurgici, oppure prestazioni riabilitatorie, quindi tutto il campo della salute umana. Questo quest accumulo e questi ritardi rischiano di impattare. Sulla qualità della vita delle persone anziani e non anziani, e noi dobbiamo assolutamente agire su queste prestazioni accumulate con un piano straordinario per l'abbattimento delle liste d'attesa. Eh sì. Poi entriamo in altri argomenti sì, sì. e rimaniamo su questo, Eleonora Pace. Allora, eh, prestazioni sanitarie arretrate, ha sottolineato certo. il capogruppo Bori. Proprio questa situazione, ma. Da, dal suo punto di vista, com'è? Dal mio punto di vista, sicuramente in Umbria eh, abbiamo avuto. Una tra le situazioni migliori d'Italia, non sono io sicuramente a dirlo, ma sono i numeri che parlano: frutto, è vero, di un impegno senza sosta di tutti i nostri eh, operatori sia all'interno dell'azienda ospedaliere che degli ospedali di territorio che nel, che nel territorio stesso, ma anche grazie al, a scelte mirate, circostanziate fatte in maniera pronta sia dalla Presidente che dall'assessore Coletto e dal direttore Dario. È stato un mix che ha fatto sicuramente un risultato da differenza. Eh, mi fa piacere che il collega Bori parli delle liste d'attesa, un problema annoso però se mi è concesso per questa regione perché non è. Un problema che nasce oggi, al quale oggi appunto ci troviamo a dare risposte in una situazione sicuramente molto peggio di quella di prima del, dell'emergenza coronavirus e al netto di una forte carenza di personale che dobbiamo andare a sanare anche questa criticità ereditata dal passato, perché poi il precariato in sanità purtroppo è un altro tema eh, sul quale l'Umbria oggi si trova a dover dare risposte immediate. Quindi sicuramente anche questo è un altro tema sul quale. Eh, lavorare immediatamente. Abbiamo iniziato già con una serie di azioni forti, a uno dei quattro nuovi commissari è stato dato proprio come indirizzo quello di lavorare ad un progetto per sanare le criticità eh, legate alle liste d'attesa, già negli ultimi due fine settimana abbiamo assistito all'apertura dei laboratori analisi anche il sabato e la domenica, non ultima domenica scorsa 26 luglio, sicuramente tutto il resto delle prestazioni che sono eh, rimaste in carico in quota vanno smaltite al netto della, del problema. La mancanza di personale che è già sotto sforzo e costretto a turni spesso e volentieri massacranti. Allora, eh, Borio, non so se vuole replicare, oppure parliamo di rete ospedaliera, eh, sono degli argomenti che vengono spesso trattati anche in quest'aula. Stiamo registrando questa trasmissione, come vedete, siamo nell'aula consiliare di Palazzo Cesaroni, torneremo eh, alla fine dell'emergenza, speriamo quanto prima, all'interno del centro video. Eh, la rete ospedaliera è uno degli argomenti all'interno di interrogazioni, all'interno di atti eh, sui quali, insomma, si sviluppa anche un eh, dibattito in eh, più sedi. Allora, parliamo di questo: eh, della rete ospedaliera Umbra. Allora, prima di tutto, la, la rete ospedaliera Umbra è una parte importante e fondamentale della sanità, noi però. Centriamo il punto tra le due aziende ospedaliere, i poli ospedalieri e la sanità territoriale, perché sono queste le realtà che hanno fatto la differenza nell'emergenza. Per quello che riguarda, quindi, la, una sanità che non è solo ospedalocentrica, ma è una sanità che si occupa della sanità territoriale, che è quella che è riuscita a intercettare per prima i casi e ha fatto la differenza in emergenza, grazie anche ai dipartimenti di prevenzione. Eh, la questione della rete ospedaliera. Il governo sta stanziando numerosi fondi e l'Europa sta predisponendo nuovi piani per finanziare la sanità. Finalmente la sanità pubblica è tornata al centro dell'agenda politica. Vi ricordo che fino a qualche mese fa la sanità pubblica era vissuta come un orpello, un problema, mentre l'efficienza sembrava essere tutta spostata sul privato. Scopriamo oggi, per fortuna, che non è così. Tanto più che nel programma di governo della presidente Tesei c'è scritto che il modello è quello lombardo, molto fragile, in cui eh, la sanità territoriale e gli ospedali sono principalmente privati e centralizzati, mentre la rete ospedaliera umbra e la sanità territoriale umbra veniva vissuta come un disvalore. In realtà si è dimostrata all'altezza di una sfida, quella della pandemia, sicuramente molto complessa. Ehm, Cosa fare per la rete ospedaliera? Prima di tutto, il primo investimento è stato fatto: quello che riesce grazie ai 24 milioni del governo per il piano di rafforzamento degli ospedali, a cui la regione ha aggiunto solo un milione e mezzo. Grazie a questo piano sono stati ripensati i pronti soccorso, creati dei percorsi differenziati per so pazienti sospetti Covid e sicuramente non Covid, e sono state potenziate tutte le terapie intensive e le rianimazioni, 24, 24 milioni su 25 stanziati dal governo. Ora il tema è rendere anche le strutture a dimensione umana. Penso all'ultimo episodio che abbiamo riportato anche in Commissione Sanità, su cui attivarsi con urgenza ad oggi. Chi si reca in pronto soccorso, penso anche a persone anziani o che comunque hanno una patologia per recarsi lì, eh, sono costretti a fare il triage esterno con, sotto il sole, sotto il caldo, il che crea non solo è una cosa poco dignitosa per le persone, ma crea anche un problema. Sul piano medico arrivano gli anziani già disidratati. Per cui questi sono i temi secondo me da affrontare. Eleonora Pace, lei eh, molto spesso oh, eh, visita no? diciamo, i territori insieme all'assessore, la vediamo spesso eh, fotografarsi con l'assessore Coletto. Allora, eh, le criticità sottolineate dal consigliere Tommaso Bori. Eh, <coughs> Sicuramente insomma, importanti, ne avete certo. parlato, ne parlate sovente anche in commissione. Come risolverle e, soprattutto, questo monitoraggio uh, sulla, sulla rete ospedaliera, sui servizi territoriali? Eh, di che grado è? Insomma, certo. Soddisfacente e, o no? Le criticità di cui parla il collega Bori assolutamente esistono e anch'esse provengono da lontano. Siamo appunto da circa un mese e mezzo a questa parte insieme all'assessore Coletto visitando proprio personalmente tutte le nostre strutture ospedaliere, siamo già stati a Terni, siamo stati a Perugia, siamo stati a Narni, ad Amelia, ad Assisi, giovedì sarà la volta di Orvieto, proprio innanzitutto per ringraziare personalmente tutti i nostri operatori per gli sforzi che hanno fatto e che continuano a fare durante l'emergenza coronavirus perché ricordiamolo. La situazione è migliorata, ma non è ancora archiviata, quindi eh, sicuramente non possiamo abbassare la guardia. E stiamo appunto vedendo nei nostri occhi molte criticità riguardo alle strutture delle reti ospedaliere, soprattutto per quelle che riguardano eh, l'Umbria del Sud, dove da tempo purtroppo non venivano fatti investimenti importanti. Sicuramente il tema della rete ospedaliera è al centro del nostro operato, cercando di dare risposte a quelle che sono criticità ataviche, come quelle che riguardano eh, l'azienda ospedaliera di Terni, ospedale ricordo più vecchio dell'Umbria, che non ce la fa più a sostenere, anche per problemi enormi infrastrutturali, il carico enorme di pazienti che fanno riferimento all'azienda ospedaliera. E circa una ventina di giorni fa, proprio in occasione ehm, del passaggio dell'assessore Coletto a Narni e Melia, si è presentata come prima risposta appunto, a questi problemi un piano di riorganizzazione della, di, di organizzazione e di integrazione dell'azienda ospedaliera di Terni con l'ospedale di Narni e l'ospedale di Amelia, cercando di differenziare le due strutture più piccole. Devolvendo la struttura narnese alla bassa specialità cercando di sgravare l'azienda ospedaliera di Terni che anche per il discorso che facevamo prima relativo allo smaltimento delle liste d'attesa sta in grandissimo affanno e dando all'ospedale di Amelia invece una vocazione prettamente riabilitativa lasciando comunque al suo interno i reparti che riguardavano l'oculistica, altro settore di alta specialità all'interno dell'azienda ospedaliera di Terni e della dermatologia. Questo è un piccolo passo per fare un esempio di come stiamo Cercando appunto di andare a tamponare nell'immediato situazioni critiche, eh, lasciando ovviamente sullo sfondo e in prospettiva la progettualità del nuovo piano sanitario regionale, al quale tra breve eh, inizieremo a lavorare per andare appunto a risolvere quelle questioni che da troppo tempo aspettano. Una allora eh, usciamo un attimo, poi ci rientriamo subito, eh, nel discorso sociale e sociosanitario. Si parla molto spesso Bori e, e, e Pace, di Umbria del Nord e Umbria del Sud, non solo a livello sanitario ma anche a livello infrastrutturale, a livello insomma, di presenze eh, di, di eh, aziende più o meno grandi. Insomma, lei Bori viene dall'Umbria del Nord e l'On. Pace viene dall'Umbria del Sud. Allora, Ma è proprio così? C'è questa differenza nella nostra piccola Umbria tra Perugia e Terni, Bori, secondo lei? È chiaro che ehm, non solo Perugia Terni, ma anche i tanti territori che compongono l'Umbria, penso la fascia appenninica, l'Alto Tevere, l'Alto Chiascio, il Trasimeno, il Perugino, il Narnese Amerino, il Ternano, l'Orvietano, sono tutti territori come la Valnerina sono tutti territori che hanno vocazioni profondamente diverse. Il regionalismo in Umbria è stato anche questo: superare i 92 campanili e le peculiarità territoriali per fare una, una unica comunità. È chiaro che questa comunità non ha perso le proprie caratteristiche, le proprie differenze e le criticità diverse, perché è evidente: lei prima faceva l'esempio di Perugia Eterni, ne potremmo aggiungere altri 100 perché. I, I comuni sono tanti, i territori anche all'interno dei comuni sono molto diversi. È chiaro che ognuno ha le proprie peculiarità, le proprie forze, le proprie fragilità. Quindi eh, l'impegno dell'istituzione dovrebbe essere, a mio parere, di non creare cittadini di serie A, cittadini di serie B, soprattutto nelle aree interne, soprattutto nelle aree di confine, per, e affrontare le criticità che si presentano in ogni territorio con lo stesso impegno. È chiaro che sono molto diverse. Cercare una ricetta unica per tutti i territori è perdente in partenza. È d'accordo con Bori, Pace? Eh? Paradossalmente sì, perché questa differenza purtroppo c'è. C'è sempre stata. L'Umbria del Sud... Ha scontato in questi anni ehm, una mancanza totale, se mi è concesso, di ascolto di quelle che erano le stanze che provenivano poi dai tanti amministratori che fino a pochi mesi fa poi avevano lo stesso colore politico di chi ha amministrato questa regione per 50 anni. Abbiamo eh, scontato un deficit eh, infrastrutturale, di investimenti, economici, eh, sanitari, problemi anche qua che, che cercano risposte da tanto tempo. Ma sia ben chiaro: ehm, da Narnese da Ternana. Non dico oggi che la ricetta sia quella di togliere a Perugia per dare a Terni. Io vorrei che oggi si riuscisse a recuperare il tempo perduto per riportare l'Umbria del Nord e l'Umbria del Sud al netto poi delle Tante differenze come ricordava il collega Borio perché è impossibile no? trovare una ricetta che possa essere eh, la stessa per un territorio così piccolo ma così diverso allo stesso tempo. Ma facciamo recuperare l'Umbria del Sud e permettiamo a questa regione di correre finalmente a un'unica velocità, da Città di Castello ad Odricoli. Questo credo che sia la ricetta e questo credo che sia il futuro su cui investire per permettere a questa regione di riavere in toto la dignità che merita. Se posso. Prego. Clima positivo e costruttivo. Io vorrei provare anche a uscire dalla contrapposizione Umbria del Nord-Umbria del Sud, nel senso io penso alla fascia appenninica, zona nord, l'Alto Chiascio, zona nord che ha scontato eh, durante la crisi le difficoltà enormi, o alla Valnerina per esempio. È chiaro che qui non c'è la contrapposizione nord-sud, ci sono problematiche da affrontare, oppure area interna delle aree interne, tutto l'Orvietano anche di confine. È chiaro che lì eh, non è Umbria del Nord, Umbria del Sud, lì ci sono dei problemi che secondo me un gruppo dirigente nuovo deve affrontare dando soluzioni nuove. Quelle del passato, a prescindere dai colori politici da cui venissero, evidentemente non sono riuscite a risolvere dei problemi, che forse sono anche complessi da affrontare. Allora, eh, problematiche, non cioè non finire nel senso che poi l'Umbria sconta anche questa diversità. Eh, le criticità le abbiamo un po' individuate, ma ce n'è un'altra sulla quale vi chiedo di eh, un minuto insomma, le, le vostre riflessioni, che è la Valnerina la ricostruzione post-sisma 2016. La Valnerina è sicuramente uno dei volani, no? si usa dire così, dello sviluppo de, 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 dell'Umbria eh, con un turismo ambientale, Norcia, eh, enogastronomico. Norcia, eh, religioso, ma non solo, cascia, insomma, è, una, è un mix eh, che richiama moltissimo. La Valnerina Ferma è, è, è un problema, non lo è al 100%, ma a livello ricettivo sta scontando ancora grandi criticità. Cioè, Quindi, eh, cosa fare per far ripartire questo quello, territorio importante per l'intera Umbria? Quello che lei dice è assolutamente vero, e penso che la, la maggior parte di quelli che ora ci stanno guardando hanno avuto la possibilità di vedere nell'ultimo mese sui social centinaia di fotografie scattate certo. da turisti, sia Umbri, da sia da turisti certo. che venivano fuori regione, dello spettacolo della fiorita di Castelluccio. E sapere che c'è un gioiello come quello in Umbria, che purtroppo sconta ancora eh, da troppi anni una criticità legata a quella del territorio a cui non si è ancora riusciti a dare una risposta seria e circostanziata è sicuramente un problema. Sin dall'insediamento di questa maggioranza la Presidente si è caricata sulle spalle un tema che ovunque andassimo anche durante la campagna elettorale ci veniva segnalato in tutta la Valnerina e sicuramente è un tema sul quale investire immediatamente risorse, continuando comunque a dare visibilità e l'abbiamo visto sotto il profilo turistico diciamo che questa maggioranza è stata tra le prime regioni in Italia a fare anche degli investimenti importanti eh, siamo finiti ehm, sulle tv nazionali con degli spot che facevano appunto vedere le nostre bellezze, molte delle quali eh, erano state proprio filmate in Valnerina e sicuramente è una risorsa importante anche nell'ottica di quella ehm, diversificazione dello sviluppo di cui tanto si parla eh, in cui il turismo in Umbria sicuramente può diventare volano di sviluppo e di rilancio Bori, eh, si punta sempre Sempre il dito no? quando bisogna fare una ricostruzione, quando bisogna intervenire soprattutto a livello infrastrutturale sulla burocrazia. Si parla di burocrazia come se la burocrazia fosse qualcosa di, eh, non so, di, di, di materiale. La, la burocrazia è figlia anche delle istituzioni, delle scelte eccetera. Per cui sulla burocrazia meglio di voi che siete consiglieri regionali non può intervenire assolutamente nessuno perché poi la burocrazia è figlia di leggi eccetera. Eh, lei, eh, voi siete tra i più giovani consiglieri regionali, quindi voglio dire, avete anche una prospettiva abbastanza lunga no, di amministratori, eh, più o meno insomma, eh, regionali, nazionali o, o altro. Come intervenire su questo settore? Bori? Ognuno ha la sua ricetta, lei che dice? Allora, prima di tutto è una domanda interessante e anche importante. Eh, io credo che si possa invertire in Valnerina, che ha bisogno di attenzione e di supporto, eh, io credo che si possa invertire la situazione. La Valnerina può diventare sicuramente un punto importante di attrazione turistica, ed è vero, ma non ci si può fermare all'attrazione turistica. Può anche diventare un momento di eh, crescita economica, di sviluppo, di creazione di professionisti, e arrivo al punto. Se collegati alla ricostruzione, le capacità, le persone con delle professionalità elevate che noi possiamo far crescere anche alle prese con un dramma e una problematica, quello della ricostruzione, deve essere incentivato. Come? La burocrazia che cos'è? A volte la burocrazia è le lungaggini, la mancanza di personale, la complessità inutile. Allora. Il modo per affrontarla e per mobilitare risorse, per sbloccare risorse che creano economia, che creano investimenti e che deve, devono essere pulite, perché prima di tutto l'attenzione è alle infiltrazioni per le organizzazioni criminali e al riciclaggio del denaro sporco. Eh, come si fa? Prima di tutto investendo nel personale, nelle strutture e nei processi. Ah, io sono di che eh, se eh, la regione investe seriamente nell'assunzione di personale che deve. Espletare le pratiche che consentono la ricostruzione e che mobilitano risorse e che creano professionisti e che danno ossigeno alle aziende e alle persone, io credo che questo sia il modo giusto. Quindi con un investimento minimo, cioè investendo nell'assunzione di personale per affrontare le pratiche della ricostruzione, si mobilitano milioni e milioni di euro che devono essere soldi puliti, che ricadono cioè. poi sui territori, sulle aziende oneste. Pori, in 15 secondi, la ricostruzione del 1997 eh, fu portata avanti diciamo, dalle regioni eh, direttamente. No, la, la ricostruzione del 2016 è stata più statalizzata. Diciamo, ecco. Lei su quale eh, tipologia pende di più tra le due? Io credo che, io sono per uh, un regionalismo vero, capace. Credo che l'Umbria nel tempo abbia dato prova di saper fare le ricostruzioni, di saperle fare bene, se andiamo nei un... borghi in sì. cui la ricostruzione è stata fatta dagli amministratori locali, dagli amministratori regionali, d'intesa con il governo ci mancherebbe altro, e in cui i controlli sono stati controlli seri, cioè. vediamo che quei borghi sono borghi splendidi. Quindi lei sono per una gestione più, diciamo, regionale. Io sono per una sintonia tra il governo, che logicamente deve fare il suo lavoro, e le autonomie regionali e locali. Eleonora eh, Pace, lei? Ma io non ho una preferenza, io vorrei che si dessero risposte, che si lavorasse in Beh, sinergia risposte... che si lavorasse in sinergia tra eh. governo nazionale e governo regionale, ognuno per le proprie competenze al netto del fatto che il problema della burocrazia è un tema che purtroppo attanaglia la ricostruzione, Scusate. la crescita non e lo sviluppo so. e su questo tema mi fa piacere ricordare che sono stata la prima firmataria di una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio regionale che riguardava proprio la sburocratizzazione dei processi e ringrazio anche eh, il capogruppo del Partito Democratico perché immediatamente hanno accolto questa istanza condividendola. E credo che sia... Un piccolo passo, un primo passo verso un lavoro di concertazione sul quale spero si riusciranno a trovare dei punti di caduta non soltanto con i gruppi di maggioranza ma anche di minoranza perché credo che in un tempo come questo in cui la crisi è amplificata all'ennesima potenza ehm, impedire a chi vuole investire per ripartire certo. di fare perché ci sono lungaggini, burocrazie. Ehm, centinaia di migliaia di, di norme da rispettare che allungano in maniera spaventosa i tempi, francamente credo che da parte di questa, di questa legislatura sia un atto dovuto nei confronti di chi invece in questa regione certo. vuole investire. Quindi... La, la burocrazia non è un elemento naturale come l'acqua, l'aria, il fuoco, la terra, insomma, per cui no. è, è in qualcosa Italia, che nasce da... L'aria purtroppo ci contraddice l'Italia si contraddistingue appunto per tempi certo. assurdi rispetto agli altri paesi europei. E quindi promettete europei, quindi. ai vostri elettori agli umbri che lavorerete per Sburocratizzare sempre. Beh, ci siamo più. già impegnati approvando questa mozione all'unanimità, quindi dovremmo condividere quali sono gli obiettivi, su quali temi andare a intervenire prima, fare un cronoprogramma e offrire poi alla popolazione. Allora avremmo bisogno serio. ancora di molti minuti, ma non ne abbiamo. Per cui io vi chiedo: oh, quali, eh, quali sono secondo voi le priorità dell'azione politica e amministrativa dopo l'estate? Ci sono previsioni non rosee, eh, si parla di un autunno che sarà particolarmente difficile per la ripartenza dopo il periodo della pausa estiva, c'è cioè questa paura della eh, seconda ondata del coronavirus. Dottor Bori, dobbiamo essere preoccupati per questo, secondo lei? Ah, non dobbiamo abbassare la guardia, questo è chiaro, penso che questa sia una cosa condivisa da tutti, non dobbiamo abbassare la guardia, il rischio c'è, fino a quando non ci sarà un vaccino efficace, un vaccino diffuso, distribuito. Purtroppo noi non ci possiamo permettere certo. eh, superficialità. Quindi eh, giustamente preoccupati, nel senso sapendo di dover affrontare una cosa che abbiamo visto che è molto seria e sbaglia chi la sminuisce. Sul, sul, sul lato sanitario, Perfetto. questo è, è, è un tema importantissimo. Andiamo sulle le vertenze che sul ce ne sono abbastanza. È, sono anche è, avrei parlato proprio di questo. La seconda cosa che dobbiamo fare in maniera congiunta e unanime è difendere il lavoro e tutelare i lavoratori. Questo sarà, secondo me, il tema di un autunno molto caldo e mi piace di aggiungerne un ultimo, e concludo, i servizi. In particolare i servizi sociali, i servizi ai più deboli, ai più fragili, agli anziani, la disabilità. Non bisogna lasciare indietro nessuno e affrontare il tema, che diventerà un grande tema, delle nuove povertà. L'onore a pace. Qui entriamo anche nel vostro lavoro di terza commissione. Certo, chiaramente. Assolutamente sì. Sicuramente per quanto riguarda eh, l'aspetto sanitario, non abbassare la guardia ma neanche cedere alla rassegnazione. Quindi sperando eh, di riuscire a mantenere eh, l'emergenza eh, limitata in un angolo, ma cioè. eh, poi qui subentrano oltre che le misure che tecnicamente si possono attuare, anche molto il buon senso delle persone. Continuare a rispettare le norme che vengono date, continuare a rispettare il diritto distanziamento sociale, l'utilizzo delle mascherine che troppo spesso, soprattutto dai giovani, viene eh, fatto in maniera piuttosto superficiale, così come eh, cercare comunque di, di continuare a mantenere un atteggiamento che, ripeto, non faccia dimenticare quello che è successo, ma sicuramente lasci delle speranze nel futuro. Nell'immediato, sicuramente dopo la pausa estiva, si dovrà continuare eh, cercando tutti quegli strumenti di sostegno economico, come già si è cercato di fare. Abbiamo visto in questi mesi insomma, tutti i nostri assessori, dalla Paola Gabiti, eh, passando per l'assessore Fioroni, sono state studiate una serie di strumenti di sostegno economico per le, nostre, per le nostre imprese, per le nostre aziende. Ricordo il fondo Restart che è stato un successo, tantissime imprese ne hanno fatte richieste. E tramite un'ulteriore mozione approvata in questo Consiglio regionale abbiamo anche rifinanziato questo progetto, così come tante altre azioni che si sono messe in campo in questi mesi perché sicuramente la difesa del lavoro, il sostegno dei nostri lavoratori al netto anche qua divertenze che purtroppo eh, da anni attanagliano no? la nostra regione, una su tutte, le acciaierie, passando per la, per la Treofan e quant'altro. No? Quindi sicuramente qui sicuramente qui non potrà che esserci attenzione, eh, sostegno e vicinanza a tutti i nostri lavoratori. Eh, perché vedete, mancano poche, però due domande ve le faccio. Bori, perché bisogna prendere il MES? Allora, secondo me, in questa fase può essere uno strumento per avere risorse praticamente senza vincoli e a tasso zero rispetto ai titoli di Stato per ripensare le strutture sanitarie e la qualità della sanità nel nostro Paese. Questo è il motivo. Perché non prendere il mess, hanno pace? Beh, perché quello che preoccupa sono sempre le condizioni che pone un'Europa che poi in questi anni ha dimostrato di non trattare l'Italia al pari di altri paesi come la Germania piuttosto che la Francia. Quindi la preoccupazione nasce da qua. Italia è sempre fanalino di coda in Europa, purtroppo. Beh, ultimamente non tanto, mi è sembrato Benzo. che sia andata bene. Benzo. Però capisco Benzo. che per problemi di tempo Benzo. tagliamo qua. Eh sì, 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 vorrebbero proprio qui molti no. minuti in più. Eh, Pace, cosa apprezza di più di Bori? La schiettezza. La schiettezza, perché mh, francamente devo dire che sotto questo punto di vista, quando ci sono problemi, sicuramente li affronta a viso aperto, ne parla e si cerca di trovare una soluzione. Lei Bori cosa apprezza di Eleonora Paci? Ma ci siamo conosciuti in realtà durante la campagna elettorale, ma penso che eh, sia una persona con cui si può lavorare bene sui temi. Poi le visioni politiche sono certo. diverse, ma poi nel concreto riusciamo a trovare soluzioni. Quindi, dialettica politica all'interno di quest'Aula: che voto date? Beh, 8, quindi è buona. Sì, secondo lei. Buona dialettica. Si può sempre politica migliorare, politica ma una buona dialettica. Fuori? È una buona dialettica quando non diventa un, come dire, un, uno scontro feroce, una buona dialettica. Allora, siete impegnati chiaramente anche a livello politico, leggiamo sui quotidiani, <ride> eh, vi vediamo <ride> nelle, nelle varie eh, tv locali, nel, nei vostri partiti chiaramente. Siete tra i più giovani consiglieri regionali di questa legislatura, ma credo anche di moltissime altre. Tra l'altro, si festeggia il cinquantesimo del consiglio regionale dell'Umbria, festeggiato qualche giorno fa alla Sala dei Notari, dove tutto nacque nel 1970. Grazie per essere stati con noi in questa trasmissione ad Eleonora Pace capogruppo dei fratelli d'Italia Presidente della Terza Commissione e a Tommaso Bori capogruppo del Partito Democratico. Noi ci rivediamo a settembre, eh, quindi ci salutiamo, eh, buone vacanze eh, a tutti e eh, ci rivediamo per nuove trasmissioni del punto e telecru nella eh, prossima stagione diciamo a cavallo tra l'estate e l'autunno. A tutti una buona settimana e a presto!